Allora, io sono tipo 3 minuti che parlo, mi sono reso conto che non stavo registrando. Comunque, ho appena detto che l'obiettivo, questo qua, ora ve lo rimetto, non è questo granché. È molto soft come obiettivo, è molto soft e vi crea questi aloni, insomma, devi stare lì a pulirlo tutto il giorno. Quindi io dico, cazzo, spendere 45 euro per quell'obiettivo lì, io non so se riesco a consigliarvelo a cuor leggero, ma proprio per niente. Però, vabbè, sentite ragazzi, io ormai ce l'ho e lo uso, e quelle volte che mi capita, a meno che non vi serva il grand'angolo per forza di cose, vi dico, lasciate anche stare. Stamattina i flussi del lavoro sono funzionati, quindi tutti i codici che ho implementato ieri, quelli dove il capo mi ha dato i complimenti, funzionano. Quindi very felice, oggi andrò al lavoro soddisfatto. Tra l'altro mi è arrivato anche il primo stipendio vero, e perché quello del mese scorso era sfalsato perché avevo iniziato un pochino più tardi, quindi ci sono dei giorni off. E quindi top ragazzi, veramente top, siamo al top, topperie. Andiamo al lavoro, oggi a pranzo andiamo al ristorante per forza di cose, devo capire cosa si potrebbe mangiare. Ora non ho tanta fame, mi sono fatto una colazione con una brioche buona e un paio di pesche, quindi sani, sani come al solito. Ieri sera appunto non ho fatto chissà cosa, cioè sono uscito con Maria, abbiamo passeggiato prima col suo cane, che era un bestione, e poi è andato a casa sua un po' a chiacchierare anche con sua mamma, quindi non troppo, ma ogni tanto ci sta. Cioè oramai devo prendere anche un po' uno stacco dall'alcol, perché bevo veramente tanto in aperitivi, come vi dicevo, spendo un sacco di soldi. Quindi ieri è stato piacevole andare in casa, bere acqua, melone, insomma, molto molto più tranquillo, ecco, molto più tranquillo. E mi sono posto degli obiettivi che voglio raggiungere quest'anno, e li abbiamo posti insieme anche a Maria. È sempre bello mettersi, insomma, quando si ha un piccolo sogno nel cassetto, piuttosto che continuare a parlarne, si deve buttare, e lo si fa dandosi degli obiettivi anche settimanali, ok, voglio fare questo, questo, quell'altro. Ed è un po' la metodologia che approccio io nelle cose. Cioè sembra una banalità, però tante volte dico, mi piacerebbe, non so, fare questo tipo di cosa, questo tipo di attività, palestra, piuttosto che imparare quel software, piuttosto che fare video. E purtroppo se continui a parlarne e non lo fai mai, rimane sempre solo un desiderio. Aspetta che mi chiamano. Allora, lavoro finito, stavolta sono uscito 20 minuti più in ritardo del solito, perché all'ultimo secondo il capo mi ha chiesto di fare una modifica, e come al solito sono il paladino della giustizia, risolvo le situazioni, e quindi fatto, a posto. Oggi è giorno della palestra, ragazzi, ho indugiato troppo e purtroppo arriverò là in ritardo e mi dà stra fastidio, ma che ci devo fare, non è colpa mia. E speriamo che di non aver beccato anche l'orario di punta del traffico, perché penso che in questi 20 minuti la gente scalpiti e sia problematica la situazione. Ragazzi, non so se avete notato una cosa, ma ci sono esattamente, mamma mia, giusto ora, ci sono esattamente, mi ammazzo, 38 gradi, 37 gradi e mezzo, e non bene, caldissimo a caso dal nulla, mamma mia, si muore di caldo. Poi dentro al lavoro col condizionatore, cioè te la godi, no? Perché sei lì, sei in questa bolla felice. Il mio fratello domani parte per la Francia, quindi ritorno a stare un pochino a casa da solo, ma penso che torni presto. Devo ancora prendere i voli per la Sardegna, oggi non ho avuto tempo di scrivere al mio amico, chiaramente al lavoro non si riesce a far tutto, e basta ragazzi, noi ci sentiamo tra un po'. Io adesso mi metto ad ascoltare un pochino di musichetta come al solito, un po' di relax, chilling e quant'altro, e noi ci vediamo dopo. Oh ragazzi, finalmente la sensazione di dire sto finalmente andando in palestra, e ci siamo, cioè no vabbè, dammi il tempo di andare. Sono tornato a casa, mio fratello poretto per sbaglio si è resettato il computer e non c'è nulla da fare, ha provato a ripristinare dei file con dei software, ma quelle robe lì raramente funzionano, anzi è capitato anche a me anni fa, ho pagato 100 e passa euro per un software che non mi ha recuperato neanche un file, mi diceva il file c'è, ma poi non riusciva a tirarmelo fuori. Ragazzi, comunque adesso andiamo in palestra, ci andiamo a spaccare,
finalmente una volta per tutte. E anche perché è tanto che non faccio assolutamente niente da palestra, cioè una settimana alla fine. E io non so se vi ricordate, vabbè, forse non l'avevo detto, ma io facevo un giorno sì, un giorno no con la palestra. Andavo letteralmente un giorno sì, un giorno no, 3/4 volte a settimana in palestra, ero diventato un gigante. Stradefinito, cioè ben perfetto, e solo che non. Purtroppo il tempo è quello che è, il lavoro è quello che è, non si riesce a fare tutto, dovrei avere 40 ore a settimana se volessi sia andare in palestra che lavorare il tempo che lavoro, che vedere le persone che voglio e gli aperitivi e quant'altro, quindi alla certa devi fare un pochino delle scelte. E in quel caso la palestra non è tra le cose che devo fare assolutamente, anche se mi piacerebbe riprenderla e magari fare anche qualche altro sport, tipo l'Elisa mi ha proposto di andare in piscina con lei, solo che la piscina dove va è un pochino distantina rispetto a dove abito io e quindi non sarebbe per nulla conveniente, comoda né niente. Sarebbe proprio l'opposto della città e quindi anche no. Uno, due, il tempo che ho a disposizione, già faccio fatica ad andare in palestra e io ci voglio andare, non è che sono pigro. Se poi ci mettiamo anche l'idea di fare un altro ulteriore sport, no. Poi vabbè, la piscina andrò dai miei quest'estate, magari qualche volta. Quando mi prendo da remoto mi faccio qualche giorno su come abbiamo fatto. Non stando da solo ci saranno anche loro, ma insomma qualcosa bisogna fare. In tutto questo non trovo neanche più le AirPods e quindi tocca mettere questi cuffioni alla Topolino, purtroppo, che vi dirò, non è assolutamente il massimo. Sono scomodi e poi quando sudi, cioè l'audio per carità è buono, però quando sudi te le senti tutte le miserie. E sicuramente non riesco a correre bene con questo, vabbè che io non faccio molto cardio, però sarebbe meglio avere le cuffiette, ecco. E tra un po' mi sa, visto che ce l'ho da 3 anni abbondanti, tra un po' mi sa che devo fare l'upgrade appena usciranno quelle nuove, perché la batteria di quelle di adesso non è che sia questo granché. Cioè posso farmela durare ancora, metti un altro annetto, ma cosa fai? La freccia? Sto qua, la gente non sa proprio guidare. La gente non sa minimamente guidare. Comunque, top giornata, anche se c'è caldissimo. E visto che c'è il sole e quant'altro, andiamo a richiuderci al chiuso per fare pesi, per fare quelle cose. Mamma mia. Ragazzi, vabbè, ci aggiorniamo dopo comunque. Tra motivo o l'altro non si riesce mai a fare l'altro. Comunque ragazzi, io da in poi ricomincio a mettere i video alle 11, perché secondo me l'esperimento delle 18 non è andato proprio a buon fine. Dopo un mesetto abbondante che lo provo, dai, ci sta a tornare a cavallo vincente. E noi detto questo, ci vediamo al prossimo video. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e il prossimo video domani chiaramente, quindi entusiasmo al massimo ragazzi.